Ciao a tutti, in questo video vedremo i lavori aerobici, cioè i lavori per la resistenza, nel precampionato dilettanti. Più precisamente vedremo quali sono i criteri per avere i giocatori più pronti possibile per le prime partite ufficiali. Attenzione, parlo del più pronti possibile perché servono settimane e mesi per avere adattamenti stabili e duraturi, quindi non posso pretendere in 2, 3, 4 settimane di avere giocatori al top della condizione. Soprattutto per chi inizia nella seconda parte di agosto. Vedremo ovviamente linee guida per tutte le categorie dilettantistiche, ma soprattutto per chi inizia nella seconda parte di agosto. Le fondamenta di una buona preparazione, a mio parere, sono queste. Innanzitutto, l'esecuzione di un programma di pre-preparazione, cioè un programma da fare ai ragazzi a casa, in maniera tale che si presentino al primo allenamento già con una condizione atletica sufficiente. Vi faccio solo un esempio. In descrizione trovate un link sull'allenamento estivo del calciatore in cui potrete poi scaricare il programma di corso che di solito uso io e che aggiorno ogni anno. Vedete, ci sono le raccomandazioni, le sedute, che in questo caso sono 15, e anche i 4 movimenti di allungamento funzionale molto dettagliati con i video esemplificativi. Comunque, dando questo ai giocatori, sicuramente è una buona base per farli arrivare al primo allenamento già con una discreta condizione. Poi probabilmente non tutti lo faranno, però sarei contento se lo fanno almeno il 70-80% in promozione, in prima categoria un po' meno, in seconda ancora un po' meno, però ovviamente è importante che questo venga fatto, soprattutto per chi inizia nella seconda parte di agosto. Altra cosa importante, che poi lo vedremo meglio in seguito, dare ai giocatori la possibilità di recuperare, perché è proprio in quel momento, questo momento della stagione, quello in cui sono meno allenati e quindi hanno più bisogno di recuperare, o perlomeno hanno bisogno di fare un carico del lavoro che riescano a recuperare nei momenti di recupero, che possono essere i giorni di pausa e i giorni di allenamento leggero. Sicuramente i giorni di allenamento leggero aiutano non poco al recupero, però bisogna inserirli e non bisogna sempre solo caricare. Un'altra cosa è bilanciare la necessità di lavoro aerobico, lavoro con palla, con quello atletico. Questo dipende ovviamente dal mister. Se il mister è in una squadra che allenava anche l'anno prima, con la maggior parte dei giocatori dell'anno prima, sicuramente dovrà fare meno lavori di natura tattica per spiegare le sue idee ai giocatori e quindi magari ci si potrà dedicare un po' più tempo alla parte a secco. Se invece è un allenatore nuovo, in una società nuova, con dei giocatori che non conosce, veramente avrà molto bisogno di lavorare con palla, a fare le sue esercitazioni, quindi il lavoro atletico, quello a secco, sarà un po' ridotto. Un'altra cosa importante, adesso lo spiegherò meglio, carico atletico generale ma orientato verso specificità e prevenzione. Cosa vuol dire carico atletico generale ma orientato verso specificità? Parto da una considerazione che ho sentito da Boucher, un fisiologo d'esercizio che lavora con gli sport di squadra molto competente. Lui dice che il giocatore ad inizio stagione, inizio preparazione, è come un tubetto di dentifricio pieno. Cioè, ovunque io schiacci il tubetto di dentifricio, il tubetto esce. Cosa vuol dire? Che ha grossi margini di miglioramento e probabilmente qualsiasi lavoro gli faccio fare, provoca dei miglioramenti. Ovviamente devo sfruttare questo situazione per fare in modo che il carico atletico sia generale, che non sia troppo specifico, nel senso non vada dal punto di vista neuromuscolare, non vada a sollecitare troppo dal punto di vista neuromuscolare, perché in quel momento è proprio quello in cui i giocatori sono meno allenati. Quindi anche un carico atletico generale è sufficiente sempre per la solita soria del tubetto di dentifricio. Okay? Chiaro che poi a metà stagione o più avanti nella stagione bisognerà, il dentifricio sarà meno pieno e bisognerà toccare il dentifricio nei punti più giusti per ottenere i miglioramenti, cioè con lavori più specifici. Facciamo un esempio di carico atletico generale, ma comunque orientato verso la specificità. Qui vedete due mezzi allenanti che hanno lo stesso carico metabolico, meccanico, ovviamente, preso indirettamente dalle tabelle. Quindi sia 16 watt per chilo in entrambi i casi. Questo è una corsa. Beh, se chi non sa cos'è 16 watt per chilo è la potenza metabolica. In descrizione trovate anche per accedere alla risorsa gratuita con degli esempi e una breve spiegazione di cos'è. Praticamente è la quantificazione del carico conoscendo le caratteristiche, ma soprattutto diciamo, abbinando sia velocità che accelerazione. Ok? Velocità e accelerazione sono diciamo,
i fattori biomeccanici che determinano il carico, cioè la fatica. Okay. E di conseguenza con queste tabelle, che poi dopo potrete scaricare anche i link, si possono confrontare anche mezzi diversi. Adesso lo vediamo meglio. Questa è una ripetuta a 14 km all'ora, che è abbastanza sostenuta, da portare per 3 minuti e mezzo con uno di pausa. Questo sono 16 watt. Questo invece è una navetta, andata, ritorno, andata in 20 secondi. Con recupero 10 da fermo, quindi faccio andata, ritorno, andata in 20 secondi, sto fermo 10 secondi, e andata, ritorno, andata in 20 secondi, sto fermo 10, andata, ritorno, andata in 20 secondi, sto fermo 10, tutto per 8 minuti. Una navetta dei 24 metri e mezzo. E teoricamente hanno lo stesso carico, però questo ovviamente è più specifico per il calcio, qui ci sono i cambi di direzione, qui no. Qui spiego cosa vuol dire carico atletico generale, perché non ha palla, quindi è generale. Ma orientato verso la specificità, perché è più specifico. Prevenzione, anche qui si può lavorare sulla prevenzione chiedendo ai ragazzi di far bene i cambi di direzione, cioè cambiando direzione sempre con il piede diverso, ad esempio qui col destro, qui col sinistro, qui col destro, qui col sinistro, in maniera tale da ridurre le asimmetrie. La velocità non è elevata, quindi riescono anche a gestire dal punto di vista coordinativo il cambio di direzione, rendendolo allenante anche dal punto di vista coordinativo. Vediamo adesso come io di solito suddivido la tipologia di lavori aerobici che utilizzo. Quelli parametrici e quelli di sensazione. Partiamo con quelle sensazioni più semplici, cioè i fartlek, in cui il giocatore viene detto di fare tot a intensità media, tot o intensità elevate, tot a intensità lenta o blanda. Perché questi sono utili? Perché è stato visto già dal 2012, si sa, da una revisione di Yekekakis, in cui revisione vuol dire che ha preso tante altre ricerche pubblicate precedentemente e ha fatto una sorta di riassunto, che quando si corre ai ritmi elevati, se diciamo, viene autogestita l'intensità, c'è una maggior tolleranza allo sforzo e questo permette innanzitutto di fare volumi maggiori, percepire meno stress e di conseguenza anche ridurre il rischio di infortuni. Quindi l'elemento di sensazione quando si corre a ritmi elevati è molto importante, basta dire lento, veloce o lento, medio, e in questo modo lasciando che i giocatori diciamo, interpretano in base alle loro condizioni fisiologiche del momento lo sforzo. Questo permette di aumentare di non poco la tolleranza allo sforzo con miglioramenti della durata e anche di riduzione del rischio di infortuni. Elementi parametrici invece, questo che abbiamo visto prima, ne vedremo anche un altro. In cui il carico di riferimento possono essere anche lineari, non solo navette, sono i watt per chilo, e io impongo determinati ritmi. Questo poi, come vedremo, è ottimo anche come metodo di valutazione, molto semplice. Cosa mi consente di fare? Di incrementare il volume mantenendo costante l'intensità. Mi spiego meglio. Se io ad inizio campionato, ad esempio, sono una squadra di prima categoria, inizio con 14 watt, posso, non so, due serie da 4 minuti di 14 watt, posso poi incrementare il volume mantenendo i 14 watt utilizzando una strategia estremamente efficace, cioè quella di incrementare il volume mantenendo costante l'intensità. Perché è efficace? Perché è stato visto che genera il maggior numero di responder. Cosa vuol dire? Che la maggior parte dei giocatori, anzi, la quasi totalità dei giocatori si adatterà facilmente quando l'incremento del carico è dovuto all'aumento del volume piuttosto che l'intensità. Quindi genererò meno infortuni e genererò meno anche stress, incrementando il volume mantenendo costante l'intensità. Viceversa, se inizio stagione incrementassi troppo l'intensità mantenendo costante il volume, genererei con più probabilità degli infortuni. Okay. Quindi a inizio stagione, se usi programmi parametrici, cioè watt per chilo, è molto importante incrementare il volume mantenendo costante l'intensità. Poi è chiaro che più avanti nella stagione si incrementerà anche l'intensità perché avranno comunque strutturato degli adattamenti che permettono anche di migliorare l'intensità. Quindi i lavori aerobici io li uso due tipi, quelli a sensazioni e quelli parametrici. Quelli parametrici sono molto utili perché mi permettono di valutare i giocatori e vedremo poi come. Questo è un fartlek, molto semplice, però ne fa capire anche la valenza. Molto semplice, si corre, quindi per fartlek intendo un elemento a sensazione. Il percorso da fare è semplice, questo, basta seguire la linea, e quando arrivo al fondo del percorso faccio una navetta e torno indietro.
come posso strutturarlo? Posso strutturarlo a tempo, non so, facendo fare 10 secondi veloci, medi veloce e 20 secondi lenti, fischiando ogni volta che fischio devono cambiare velocità, oppure a tempo, a spazio. Cosa vuol dire, ad esempio? Che nello spazio tra i due coni rossi corrono corsa lenta, nello spazio esterno fanno corsa veloce o corsa media. Quindi lenta, veloce, lenta, veloce, lenta, veloce. Capito? Dove sta l'utilità di un mezzo del genere? L'utilità sta nel fatto che se io più tengo vicini i coni rossi, più sarà difficile, perché la parte di recupero di corsa lenta sarà più corta. Quindi col passare del tempo, ad esempio, col passare del tempo potrò avvicinare i coni rendendo la seduta più difficile. Non solo, posso anche invertirla, cioè fare la parte tra i coni rossi veloce e il resto lento. Quindi veloce, lento, veloce, lento. In questi casi lavoro più sulla corsa rettilinea piuttosto che con i cambi di direzione. Ovviamente c'è sempre da bilanciare i lavori di cambi di direzione con i lavori rettilinei. Anche in questo caso, più allontano, in questo caso invece più allontano i coni rossi, più diventa difficile. Okay? Quindi in questo modo si possono variare il tipo di intensità, il tipo di sforzo e la durata. Questo è un test che faccio di solito al primo anno in promozione, primo allenamento, scusate, in promozione, con un prerequisito nella seconda settimana, cioè scusate, nella seconda parte di agosto, primo allenamento e seconda parte di agosto. E con un prerequisito importante, che i giocatori abbiano fatto l'allenamento estivo, quello che vi ho fatto vedere prima. Se si presentano avendolo fatto, questo è un ottimo test per capire non solo chi l'ha fatto, perché non tutti lo fanno, e in questo modo si capisce chi l'ha fatto o no, e anche verificare se hanno una condizione sufficiente per presentarsi al primo allenamento. Ripeto, in questo non c'è nulla di scientifico, ma è l'esperienza di diversi anni in questa categoria che mi ha fatto strutturare questo protocollo. Ovviamente, prima di farlo non devono aver fatto una parte di allenamento molto impegnativa, ovviamente, riscaldamento o con un lavoro non particolarmente intenso col mister. Si fa prima un fartlek non impegnativo di 8 minuti e si fa questo lavoro aerobico che è poi quello che abbiamo visto qua, ok, quello che abbiamo visto qua a destra. Quindi si fanno 20, su 24 metri e mezzo andata, ritorno, andata in 20 secondi, sto fermo 10, andata, ritorno, andata in 20 secondi, sto fermo 10, tutto per 8 minuti. Perché è un test? Perché se il giocatore non è un test incrementale, ma un test rettangolare, se il giocatore riesce a farlo tutto rimanendo sempre a tempo, vuol dire che ha una condizione, a mio parere, sufficiente per aver fatto l'allenamento estivo e quindi siamo a buon punto, tra virgolette. Se invece il giocatore dopo 4 minuti si deve fermare o non arriva mai in tempo, vuol dire che è una condizione insufficiente, probabilmente bisogna anche tenerne conto e non sovraccaricarlo troppo gli allenamenti successivi. Questo con un test molto semplice che facciamo tutti insieme, bastano due righe di coni e una rotella metrica per misurare la distanza, e in questo modo si valutano già i giocatori senza dover fare test di Gacon o altri tipi di test incrementali. In questo modo si ha già la percezione di chi e quanto hanno lavorato prima di presentarsi, di chi magari è più a rischio di infortuni perché non è ancora in condizione. Questo è ovviamente per la promozione. E ci sono, se andate a scaricare la risorsa gratuita di cui c'è il link in descrizione, trovate anche a diversi watt, 14 watt, 13 watt, 12 watt, 15 watt, quindi potete ognuno fare il proprio test alla, diciamo, alla distanza che vuole in base al carico che vuole. Ad esempio, secondo le categorie io utilizzerei ad esempio 14 watt, non l'ho mai fatta, però utilizzerei una potenza inferiore, magari non 8 minuti ma 5-6. Va bene? Comunque, chi ha delle curiosità o chi ha bisogno, chi magari non ha capito, è sufficiente che scrive nei commenti e chiarisco. Vediamo ora le ultime due slide. Variabili che influenzano la decisione del carico. Parlo sempre di carico aerobico. Periodo preparazione, ovviamente all'inizio non c'è da esagerare, bisogna dare ai giocatori la possibilità di recuperare. E quindi il carico, se ha un giorno per recuperare tra un carico di allenamento e l'altro, o se ho 2 giorni, dovrò tenerli in considerazione non solo in base al tempo che ho per recuperare, ma anche all'entità del carico che voglio dare. Qui poi vediamo come diciamo, misura il carico, tra virgolette. Quindi devo tener conto del periodo di preparazione all'inizio, andarci molto gradualmente, perché è il momento in cui, come abbiamo visto prima, è più probabile che si facciano male, proprio perché hanno la condizione più bassa di tutto il campionato. Il grado di affaticamento, bisogna anche vedere come stanno, bisogna guardarli in faccia, bisogna sentire le loro sensazioni e da un lato vedere sensazioni generali, ma dal lato anche non
anche scindere, ad esempio, se qualcuno è più avanti o più indietro, a tenere in considerazione che più indietro magari fa un lavoro a parte. Cioè non dimezzare il lavoro a tutti solo perché uno è affaticato, è ovvio. Considerare, come avete prima, l'ora con palla che deve fare il mister. Se li fa intensi, io devo stare più attento. Ad esempio, se lui fa dei lavori abbastanza intensi perché vuole capire anche l'intensità che tengono i giocatori, magari io farò lavori maggiormente rettilinei, meno cambi di direzione, se lui lavora molto con palla, soprattutto su spazi stretti. E un'altra cosa che determina il carico, ovviamente, è l'impegno, anche le partite ufficiali. Adesso, dopo vedremo un esempio bene come considero io personalmente le amichevoli partite ufficiali all'interno della programmazione. Quindi, quali sono le caratteristiche dei miei allenamenti? Tutti i minuti di lavoro, abbiamo visto prima. Se io faccio i programmi parametrici, ho visto che l'incremento del volume è molto più sicuro che l'incremento dell'intensità. E quindi è molto meglio. Intensità soggettiva, quando lavoro con i fartlek, lento, medio, veloce. Spesso uso il termine ragazzi non fate gli eroi, perché ci sono sempre quelli che poi ovviamente vogliono dimostrare il proprio impegno, la voglia di fare, e rischiano poi di risentire di affaticamenti nelle mete successive. Allora, soprattutto ai più giovani, bisogna cercare di far capire quale deve essere il giusto ritmo da tenere. Carico metabolico, abbiamo detto quando si usano i programmi parametrici, che è in watt per chilo, e i cambi di direzione e velocità. Abbiamo visto qua, ok, come modulando le caratteristiche d'esercizio si possono variare i cambi di direzione e i cambi di velocità. Se io faccio la parte intensa tra i coni rossi non farò cambi di direzione. Se faccio, o meno li farò, ma li farò solo nella parte lenta, cioè faccio veloce, lento, veloce, lento. Qui il cambio di direzione sarà un cambio talmente blando che non sarà significativo a livello neuromuscolare. Quindi se io non voglio fare cambi di direzione, perché ad esempio il mister ha già giocato tante con palle, farò delle parti lineari. Sfrutterò soprattutto la parte centrale. Se invece il ministro non ha intenzione di fare dei lavori intensi con palla, ma solo del lavoro tattico 11 contro 0, comunque dei lavori semplici, e voglio io fare dei cambi di direzione, allora farò, non so, la parte centrale lenta e la parte esterna veloce. Cambi di velocità è lo stesso discorso, e chiaramente più sono i cambi di direzione e di velocità, e più è il carico neuromuscolare, e quindi ci devo stare molto attento. Ci sta a fare dei cambi di direzione, ci sta a fare dei cambi di velocità anche in preparazione, perché così impara, così si adattano a quel tipo di attività, perché il calcio è un gioco con cambi di direzione e velocità, ma va fatta in intensità più blanda, più moderata rispetto a quanto si fa durante la stagione. Qui faccio un esempio di 2 settimane di preparazione che ho fatto qualche anno fa in prima categoria, mi sembra. Si iniziava il giovedì e la domenica successiva, dopo 10-11 giorni, c'era già la prima partita. Vedete, è solo un esempio, non pretendo che sia una cosa perfetta e non pretendo che sia l'unica soluzione. Facevo 2 giorni di lavoro aerobico a secco, alternati a uno di pausa. Ripeto, adesso non mi ricordo se questi giorni in nero erano un riposo totale o erano un allenamento leggero. Comunque erano allenamenti molto più tranquilli. Lavoro aerobico ovviamente non era subito al massimo carico, non mi ricordo se il primo allenamento fosse 13-14 minuti, forse 14-15 minuti, poi si incrementava gradualmente il volume o si incrementavano le porzioni fatte a intensità elevata rispetto a intensità più bassa, o si incrementavano i cambi di direzione. Insomma, man mano che si andava avanti, incrementavano questi fattori che abbiamo visto qua. E cosa c'è? Ah, quando facevano amichevoli, io ho sempre considerato le amichevoli come un lavoro aerobico, anche perché i giocatori in un amichevole giocano 40 minuti in media, soprattutto nelle prime amichevoli. Quindi nel far 2 più 1, 2 più 1, 2 più 1, come vedete, l'amichevole l'ho considerato un allenamento aerobico. Prima della partita ufficiale tenevo 2 giorni di allenamento leggero, uno di riposo e uno di allenamento leggero. La seconda settimana, dopo la prima partita ufficiale, anche qui il giorno di riposo, dopo il lunedì, e cercare di gestire gli allenamenti aerobici in maniera tale da arrivare alla partita ufficiale allenati, ma senza essere affaticati. Ad esempio, il venerdì questo è l'allenamento aerobico che è stato molto leggero. Ripeto, questo è solo un esempio di solo la parte aerobica, poi c'è anche tutta la parte relativa alla coordinazione, alla mobilità e al lavoro funzionale, ovviamente, che lo vedremo in un altro video. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, e se avete dei dubbi scrivete, se avete bisogno di chiarimenti chiedete. Già in descrizione trovate dei link dove potete trovare anche il testo di questo video, abbinato anche alla parte più muscolare, quindi trovate la descrizione scritta di tutto. Se avete domande,
chiedete pure. Se vi è piaciuto, mettete vi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!